potuto farlo. Più cattivo ed ecco che sto cominciando. Porto il verbo più allusivo dell'ultimo anno. Isa lascia stare, tanto non mi ascolteranno, no? Garantisco, ma tanto mi infischio. Credo nella musica, per questo che io mi ci mischio. Quando mi fanno domande tipo se ti becchi un fischio, io rispondo che lo faccio per me stesso e non mi rammollisco. Lo ribadisco, e anche se ti sembra non avere senso, monte di ciò che ti dico esiste un vissuto breve ma intenso, o almeno penso, sinceramente. Magari provo solo un sentimento sicuramente più intenso, viste le cadenze che dispenso, non mi aspetto un gran dissenso, anche se a fallire sono propenso. In fondo mi impegno davvero tanto, fra 10 anni sono ancora qui, a registrare, per chi rischia di scordare da dove viene il luogo del suo natale. Io resto qui a rappresentare, all'infinito almeno, fino a quando me ne potrò andare. Vaffanculo a chi parla, a chi taglia la conversazione sul momento più bello della battaglia. Si ammalia perché sente qualcosa di bello in Italia. Del resto tra gli artisti si sparge solo zizzania. Qui parla Seur, direttamente da Alessandria. Bella Isa per l'iniziativa. Non so se è valido quello che ho cercato di fare. Spero di sì. In caso contrario mi sono comunque divertito a partecipare. Bella, ascoltate. Per cominciare vorrei parlare a ragazzi che come me nella vita spazio si dovranno fare. Non vi dovete omologare con ciò che avete intorno, dovete far fagotto di esperienze giorno dopo giorno, così da sviluppare una vostra visuale che nessuno potrà mai condizionare. Non credete a ciò che cercano di dirvi, tanto spesso solo un modo di manipolarvi. Ora fate un passo avanti e apprendete il massimo per rendere i vostri ideali sempre più importanti, facendo in modo di ancorarli a una cultura, così che provando a criticarvi non si appura che vivete di frasi fatte paura, oppure che la vostra passione in fondo non dura. È sicura la mia voglia di rompere i piani di chi la nostra testa vuole corrompere. Io voglio incombere, di fotta ce n'è molta. Se non posso avere loro mi rivolgo a chi mi ascolta e spero che capiate il vostro tempo, non buttiate dietro ste minchiate, visto che solo per distrarvi qualcuno l'ha inventate.